Tre giorni di spettacolo, di sfide per stabilire chi sarà la nuova Granduchessa di Toscana, chi riuscirà a scrivere il proprio nome in un albo d'oro a dir poco mondiale. Nella scorsa edizione trionfò la campionessa sudafricana Ashley Molman-Pasio, che supportata da una squadra di altissimo livello, la Cervelo Bigla, cercherà di bissare il successo. Un weekend lungo, ricco di emozioni, iniziative di grande ciclismo per la 22esima edizione del Giro Internazionale Femminile della Toscana, grazie anche alla presenza di ben 22 squadre, 12 straniere e 10 italiane e oltre 160 atlete. Le nazioni rappresentate saranno ben 25, 257 chilometri da percorrere per un Toscana che inizierà venerdì 8 settembre con il cronoprologo di Campi Bisenzio, proseguirà sabato 9 con l'impegnativa Segrumigno Piano Porcari Segrumigno Piano e si concluderà domenica 10 con l'insidiosa Lucca Capannori. Attenzione all'ultima frazione perché è stata allungata e resa più difficile e accattivante grazie all'inserimento del secondo passaggio da Valgiano, uno strappo posto a pochi chilometri dall'arrivo capace di fare la differenza e magari di decidere il Toscana 2017. Come sempre, il giro è dedicato all'indimenticabile campionessa Michela Fanini, l'organizzazione affidata alla società di papà Brunello. A questo proposito, il comune di Lucca ha deciso di intitolare una pista ciclabile lungo una delle arterie più importanti della città. La manifestazione si svolgerà poco prima della partenza dell'ultima tappa, in viale Castruccio Castracani, alla presenza del sindaco Alessandro Tambellini e di tutta la carovana rosa.